La mostra verrà inaugurata il 25 novembre presso la Galleria del Rossini Center in via Gagarin a Pesaro e durerà fino al 3 dicembre. Un progetto che si chiama Parole in Tour. Sono sette parole, sette vocaboli noti e meno noti. E sono parole nuove che descrivono i comportamenti violenti. Cerchiamo di contrastare la violenza di genere con altri vocaboli e tutto questo nasce per sensibilizzare la popolazione all'obiettivo appunto di far sì che questi atteggiamenti vengano contrastati, anche perché comunque sono certe parole non sono neanche percepite come parole violente, quindi stiamo cercando di contrastare questo fenomeno. La prima cosa da fare sia quella della prevenzione e proprio per questo portiamo avanti progetti che vanno dalle scuole alla cittadinanza. E qualche settimana fa abbiamo anche tenuto un corso di formazione insieme all'Ordine dei giornalisti, perché anche nel linguaggio è importante essere attenti e comunicare correttamente le informazioni. Quindi è fondamentale prevenire. Poi noi abbiamo un centro di violenza che dà una risposta molto importante. Quest'anno erano 186 donne che si sono avvicinate a noi e quindi dobbiamo lavorare su più fronti. Abbiamo anche in campo la rete Virginia, che è una rete istituzionale che abbiamo voluto fortemente, che riunisce tutti i soggetti che sul territorio, dalle forze dell'ordine all'ospedale, al consultorio, al centro di violenza, sono impegnate per dare risposta alla violenza di genere.